Ciao a tutti, oggi ci troviamo all'autodromo di Franciacorta. È l'ultimo test prima della nostra partenza per il Tourist Trophy. E siamo qua a provare che tutte le componenti che abbiamo montato sulla moto vadano bene e trovare un po' di feeling e fare gli ultimi ritocchi prima di partire. Questa è la moto che utilizzerò nelle tre gare della 1000 sull'isola di Man. Abbiamo montato dei componenti specifici proprio per l'utilizzo nelle gare del Tourist Trophy. Lì sono gare molto lunghe, due gare sono da 6 giri, una gara è da 4 giri, per cui sono 360 e 240 km, la gara più lunga è circa 2 ore di gara. Come potete vedere sono svariati i componenti specifici che abbiamo scelto per una gara come il Tourist Trophy. Vi faccio due esempi su tutti, la batteria e le pastiglie dei freni. La batteria, abbiamo scelto una batteria della Lion Battery perché è molto più piccola e molto più leggera dell'originale. Avendo utilizzato un serbatoio da 24 litri avevamo bisogno di un prodotto del genere per poter occupare meno posto possibile e in questo caso utilizziamo circa la metà dello spazio e del peso della batteria originale. Per quanto riguarda invece le pastiglie dei freni, ho scelto le Z-Rack della Ferodo perché nei test che ho fatto hanno dimostrato di essere modulabili e di avere veramente una buona durata. Ho utilizzato questo componente anche l'anno scorso, sempre sullo stesso tracciato dell'isola di Man al Manx GP e diciamo è tutto quello che serve per me, sia per lo sconnesso che per la durata di gara. Partenza, siamo su Glen Crutchery Road, abbiamo appena preso la pacca sulla spalla dal Marshall, mettiamo tutte le marce, dalla prima alla sesta e ci apprestiamo a scendere nella picchiata di Brail. All'inizio sembra impressionante, però si riesce a fare, all'inizio sembra un po' contro natura andare in sesta.